Benvenuti a Esplorare i confini, una serie di puntate prodotte dal Circolo Bianchini di Fano. Si tratta di un viaggio nel passato, nel presente, con uno sguardo rivolto al futuro. Visiteremo virtualmente Pompei, parleremo di medicina oggi nel mondo, parleremo di Medioevo e di Romanticismo, di arte antica e arte contemporanea. È un'esplorazione fatta con i nostri mezzi, ma con tutto l'impegno di chi crede che la passione della ricerca, l'esplorazione della scienza, della cultura, dell'arte sia un qualcosa che arricchisce le nostre vite e soprattutto un qualcosa che deve essere aperto a tutti. Se questo progetto vi piace, vi invito a visitare il nostro sito internet e i canali social e, se credete, a sostenere la nostra attività. A nome di tutto il Circolo, vi auguro una buona visione. E.T.A. Hoffmann, dove A è l'iniziale di Amadeus, al quale questo grande scrittore e musicista del romanticismo tedesco si è intensamente ispirato. Stiamo parlando di un personaggio noto per ora soprattutto come scrittore, vissuto tra il 1776 e il 1822. E cercherei di svolgere un discorso che lo riguarda tenendo presente i legami tra la letteratura e la musica. È la musica soprattutto che influenza la sua letteratura, perché egli, quando scrive dei racconti e dei romanzi, li orchestra attraverso lo sviluppo di motivi musicali, di leitmotiven, che sono incarnati da singoli personaggi, anche se la trama può non essere sempre coerente e lineare. Però c'è sempre lo sviluppo di questi motivi che si rincorrono come in una orchestrazione musicale. Ho detto scrittore del romanticismo. Ora, riguardo a questo movimento così decisivo nella storia occidentale, insorgono alcuni luoghi comuni. Uno di questi è quello secondo cui romanticismo equivale a dire passione. Ora è indubbio che la paura, la speranza, l'odio, l'amore sono espressi dai maggiori scrittori romantici del periodo, da Novalis a Tieck, da Heinrich von Kleist a Hoffmann, appunto, a Goethe, almeno in una sua fase di espressione, sono espressi queste passioni in modo intenso, ma è altrettanto vero che queste passioni sono sempre governate da una forma artistica. Il giovane Werther si uccide, ma Goethe, il suo autore, matura invece un'armonia più profonda nel corso della sua esistenza. Kleist si uccide, ma nei suoi racconti c'è una forma orchestrale profondamente razionale, che Hoffmann, tra l'altro, ha assorbito intensamente perché era un lettore di Kleist molto convinto e molto appassionato. Ora, questa è una prima osservazione da fare. Sia in letteratura, sia in musica, sia come scrittore, sia come musicista, Hoffmann esprime il gioco delle passioni, ma le governa sempre con una razionalità profonda e troverebbe indegno non procedere in questo modo, troverebbe indegno il languire delle passioni fino allo sfinimento, da un punto di vista anche morale. Egli ha scritto anche molte composizioni di carattere musicale, insistendo sul fatto che per lui la musica deve essere drammatica. Cosa vuol dire dramma? Vuol dire un insieme di vicende che esprimono passioni profonde e radicali, ma che non portino a un disorientamento caotico. Perché sempre il dramma deve essere governato e orientato da un senso che guida il suo sviluppo.
Quali mezzi adotta Hoffman per conseguire questo risultato? Beh, Hoffman è molto noto come scrittore di racconti detti fantastici o grotteschi, come autore di fiabe. Ma bisogna tenere presente che anche in questo caso, anche come autore di racconti grotteschi, a volte confinanti col noir, con l'horror, c'è sempre un intimo governo razionale. Questo lo mette in luce molto bene il genio della poesia moderna insieme a Giacomo Leopardi, cioè Charles Baudelaire, che non a caso è un appassionato estimatore di Hoffman. Baudelaire che dice che nelle storie grottesche di Hoffman, dove ci sono anche scene horror di occhi schizzati e di sanguinolente vicende, c'è sempre però un meraviglioso buon umore. Da dove deriva questo buon umore delle opere di Hoffman che rende così piacevole leggere anche le vicende più letteralmente angoscianti e dolorose? Beh, qui c'è da fare un discorso proprio sul grottesco. Che cos'è il grottesco in questa visione? Il grottesco è una forma del comico, una forma del riso senza piacere, senza gioia. Cioè si ride magari anche dopo la lettura, si ride dentro, si ride in un modo amarognolo e senza provare un intimo piacere. Da cosa deriva questo riso del romanticismo? Deriva dal fatto che l'ironia è un carattere costitutivo dell'esistenza stessa. Noi a volte diciamo che un'espressione è ironica, per esempio quando fuori sta scatenandosi una tempesta, e diciamo, ah, che bella giornata! Cioè diciamo il contrario di quello che intendiamo. Questo è un modo elementare dell'ironia. Oppure usiamo l'ironia in modo pungente, malizioso, per ferire un'altra persona, come non si dovrebbe mai fare con questo mezzo ambiguo e vagamente demoniaco. Neanche questo è il comico grottesco di Hoffman. Il comico di Hoffman, sempre secondo le parole di Baudelaire, è un comico assoluto. Cosa vuol dire in questo caso assoluto? Che mette in gioco l'ironia connaturata all'esistenza. Non sono le battute ironiche che puoi far tu o posso fare io, più o meno maliziose, ma è la vita stessa che presenta un carattere ironico. E qui si intuisce già la profonda vicinanza tra la letteratura e la musica, perché anche la musica, non accettando di corrispondere a contenuti verbali precisi, ha un'intima vocazione ironica che svela qualcosa che non è possibile dire letteralmente a parole. In che senso la vita è ironica? Faccio un esempio. Un uomo desidera fortemente una donna che ama, e proprio il conseguimento di un amore corrisposto lo porta alla rovina. Un'ironia della vita. Un uomo va a finire a vivere in un posto sperduto, agli estremi confini della terra, e proprio lì fa le esperienze più significative che non avrebbe mai immaginato di fare. Cioè la vita capovolge i nostri desideri, le nostre speranze, le nostre aspettative, e per fortuna lo fa, perché in questo modo sfugge al progetto troppo razionale, troppo geometrico. Immaginiamo a questo riguardo un racconto preciso, immaginiamo insieme un racconto preciso di Hoffman, e cioè Der Sandmann, l'uomo di sabbia. Tra le tante favole che si raccontavano ai bambini tedeschi c'era quella del mago sabbiolino, che gettava sabbia negli occhi dei bambini per invogliarli al sonno. E in effetti anche Hoffman da bambino si sentiva raccontare questa favola, finché venne a casa sua un uomo misterioso. Devo subito dire che il padre ha abbandonato la famiglia quando Hoffman aveva 3 anni. Quindi l'infanzia di questo scrittore è stata fortemente traumatica. Bene, questo bambino vede arrivare un uomo misterioso, l'avvocato Coppelio, che si chiude in una stanza con il padre. Lui sbircia per vedere cosa combinano e Coppelio gli va davanti e gli dice: «Ti cavo gli occhi,
Se ti avvicini ancora a me, il bambino sviene e per un mese si ammala. Dopodiché dimentica tutto. Cosa succedeva quando ci raccontavano le favole da bambini? Le favole sono meravigliose invenzioni allegoriche, ma sono anche pericolosi varchi, pieni a volte della presenza del male. E quindi noi adulti che raccontiamo favole ai bambini e alle bambine dobbiamo essere molto attenti e sensibili, cercando di immedesimarsi in loro. Immaginiamo per esempio una favola di Perrault. Io una volta avevo 7-8 anni, aprii un libro delle favole di Perrault e trovai Barba Blu, un uomo che aveva avuto 6 mogli. Dove erano finite queste mogli? Nessuno lo sa. Finché lui conosce la 7ª donna e, andando fuori di casa, le proibisce di aprire una porta. C'è sempre nelle favole una proibizione. Cosa fa la donna? Apre la porta. Cosa trova? Trova 6 donne agganciate a uncini da macelleria. E questa è una delle favole per bambini di Perrault. Ma se noi risaliamo a quegli anni, 7, 8, 9 anni, ci rendiamo conto che non ci facevano poi tutta quell'impressione che gli adulti immaginano che ci dovesse fare una storia del genere, come tante altre, come quella della mela avvelenata. Perché in qualche modo i bambini hanno un loro modo di cogliere la presenza del male, hanno una loro intelligenza che definirei filosofica, inconsciamente, involontariamente. Però in certi casi queste paure possono lasciare degli strascichi. È il caso del protagonista dell'Uomo di Sabbia, che dimentica tutte le vicende che gli sono accadute. Diventa adulto e a un certo punto bussa alla sua porta il venditore di barometri e binocoli, Coppelius. Lo stesso uomo che andava a trovare il padre da bambino. Gli vende un binocolo. Con questo binocolo lui prende il vizio, diciamo così, di guardare nelle case degli altri. E guardando nella casa di fronte vede una ragazza meravigliosa, della quale piano piano si innamora, contemplandolo ogni giorno, finché ottiene la grazia di essere invitato da suo padre, da quello che lui presumeva essere il padre, Spallanzani, a una festa da ballo. Entra nella sala da ballo, contempla questa ragazza meravigliosa e ottiene il privilegio di ballare con lei. E ballano insieme. E lui è felice. E intanto suonano in questa festa strani suoni che non possiamo interpretare. Lui è felice e decide di chiedere al padre questa donna in sposa. Gli amici veramente gli dicono: guarda, è un po' legnosa, è un po' fissa, poi non parla, non dice niente. Cosa sei convinto di questa proposta di matrimonio? E lui dice: sì, sono convinto. Ma un giorno assiste a una scena tremenda. Sente delle voci, dei rumori nella casa, altri suoni strani, e vede improvvisamente Coppelius, che ha sulle spalle questa donna senza un braccio, senza una gamba, con le orbite vuote perché gli occhi sono schizzati per terra. Non era una donna. Era una bambola meccanica, era un automa costruito da Spallanzani con maestria, e lui si è innamorato di una bambola meccanica. Cos'è l'esperienza del meccanico dentro l'organico? È l'esperienza della morte, la paura di diventare qualcosa di inerte, di meccanico. Mi ricordo che quando mia figlia era bambina aveva una bambola parlante, e questa bambola parlante le era molto cara, finché a un certo punto non riuscivamo più a spegnerla, non riuscivamo più a farla stare zitta. Ed ecco che il meccanico dentro l'organico inizia a far paura. Perché non sta zitta questa bambola? Chi c'è entrato dentro questo essere meccanico? C'è entrato qualcosa di vivente, così come fa paura il fenomeno opposto. Ecco, vedete, un'espressione chiara dell'ironia del grottesco. Un'espressione molto chiara.
lui amava questa donna, ma proprio questo amore è quello che lo sconvolge. Allora, quando parliamo del romanticismo come arte dell'ideale contrapposto al reale, tante volte nella vita quotidiana di qualcuno si dice: ma lui è un romantico, no? Lei è una romantica, come a dire, persone che non stanno con i piedi per terra, no? Perché sono un po' sognatori, sognatrice. Sentite cosa dice Hoffman dell'ideale. L'ideale non è altro che un sogno infame e menzognero, prodotto dal sangue in fermento. Questa espressione del sangue in fermento allude anche un po' al desiderio sessuale, chiaramente, no? Ecco, ci spieghiamo allora come mai Hoffman abbia tanto appassionato Sigmund Freud, che gli ha dedicato un saggio, Il perturbante, in tedesco Unheimlich. Unheimlich, cioè lo spaesante, ciò che va contro il familiare. Ed ecco l'intuizione decisiva. Dove si annida il male? Cioè non il male degli occhi schizzati, della scena di sangue, horror, che alla fine non ci fa paura, ma il male, quello atmosferico, quello fluttuante, quello volatile, il male che si intuisce presente nella realtà. Dove si annida? Proprio nei luoghi più familiari, proprio nella famiglia. Non sto dicendo che spesso i delitti, i reati avvengono in famiglia, cosa che pure è drammaticamente significativa, ma sto dicendo che l'esperienza del male si annida proprio dove noi vorremmo essere più al sicuro. Ecco quindi l'esperienza decisiva del romanticismo: farci conoscere questo genere di male per orientarlo verso il bene grazie a una forma artistica che sia sempre però razionale, che sia sempre armonica. A questo punto bisogna fare un riferimento anche a Hoffman come musicista. Ora, secondo me, la letteratura di Hoffman è stata influenzata moltissimo dalla sua attività di musicista, di compositore, di maestro di cappella, di direttore d'orchestra. Lui suonava e dirigeva l'orchestra dal pianoforte, di scrittore e recensore musicale. Meno la sua letteratura ha influenzato la sua musica, perché quando adesso vi avvierete all'ascolto di questa meravigliosa esecuzione da parte di Roberto Galletto della prima sonata in fa minore di Hoffman, potrete insieme a me accorgervi subito del fatto che in questa sonata non c'è, come dire, la maschera del grottesco, la maschera dell'ironia e del fiabesco, ma è una sonata nuda, nuda nella sua verità musicale ed anche esistenziale, in cui si nota la lezione di Beethoven, da sempre ammirato da Hoffman, certe tonalità bacchiane, ma si nota soprattutto questo governo armonico profondo anche del dolore e dell'angoscia. Infatti, egli scrisse, a proposito di Beethoven, inteso come musicista romantico: Beethoven esprime la paura, il dolore, l'angoscia, la speranza, ma attraverso il governo razionale delle passioni. Vi invito ora all'ascolto di questa esecuzione profonda che proprio fa rivivere questa sonata da parte del maestro Roberto Galletto. Thank you.
Thank you.
Gli Elisir del Diavolo. Sono un romanzo di Hoffman in cui si sviluppa il tema del doppio, del sosia. C'è un frate, frate Medardus. Nel corso del romanzo non si capisce bene se questo frate ha un gemello, in uno sdoppiamento della personalità per cui il frate è il buono, il gemello è il cattivo, o se è lo stesso frate che vive uno sdoppiamento interno della personalità e quindi è capace di fare il bene con sincerità e convinzione ed è capace anche di fare il male con la stessa convinzione e in forme anche cruente. Bene, in questo romanzo che è orchestrato musicalmente attraverso personaggi che sono motivi che si rincorrono, in realtà fino alla fine non si riesce a comprendere se Medardus abbia realmente un gemello o se sia sdoppiato nella sua personalità. Sembra molto più probabile la seconda ipotesi di lettura. Questo fenomeno, questo modo narrativo di svolgere l'azione ha affascinato Freud ed è per noi molto importante. Perché? Perché Freud ha messo in luce l'importanza della realtà psichica. Ciò che avviene nella psiche è reale. Certo, non possiamo spingere il discorso fino a perdere la distinzione tra realtà oggettiva e realtà soggettiva. Rimangono delle dogane, delle guardie, delle sentinelle che ci avvisano sulle diverse dimensioni della realtà, ma troppo spesso noi siamo superficiali nei confronti delle persone che vivono intensamente nella loro vita interiore fenomeni psichici che possono essere dissonanti, eccentrici, stravaganti, a volte angoscianti, fino ad arrivare alle visioni e alle allucinazioni. E per molto tempo questi fenomeni sono stati snobbati e considerati come segni di debolezza o fissazioni personali. Ora, se Hoffman è stato nello stesso tempo uno scrittore, un musicista, un magistrato, io credo che sarebbe potuto anche diventare un buono psichiatra, perché ha proprio questa sensibilità per il significato di certe patologie che riscatta artisticamente. Uno dei suoi meriti è proprio quello di riscattare certe patologie psichiche, certe psicosi, nevrosi, certe forme di schizofrenia, riconoscendo ad esse che non sono semplicemente delle malattie, come indubbiamente sono da curare con varie tecniche e terapie, ma che hanno anche un loro significato esistenziale e anche artistico, perché la realtà psichica ha una sua potenza e dignità espressiva che la sua arte riconosce. E io leggo Gli Elisir del Diavolo come una riflessione su questo, cioè sul fatto che le patologie psichiche possono avere un loro profondo significato esistenziale ed artistico, come del resto Freud egregiamente ha saputo insegnare, approntando anche delle tecniche terapeutiche. Ora, tra queste tecniche terapeutiche c'è sicuramente quella della presa di coscienza. La presa di coscienza di che cosa? Del demoniaco, cioè non in senso superstizioso, ma proprio nel senso morale, il demoniaco, cioè il male, lo studio delle forme in cui questo male si manifesta. Anche in questo caso è decisiva l'interpretazione di Baudelaire, il quale nel suo saggio intitolato De l'essence du rire, l'essenza del riso, del 1855, riguardo a Hoffman, dice: il comico è un elemento di origine diabolica. Baudelaire non solo è uno dei geni poetici dell'età moderna, ma è un uomo di intelligenza straordinaria. Uno potrebbe dire, ma che c'entra il riso col demoniaco? E che c'entra il riso con la decadenza della civiltà occidentale? Sembrerebbe non dovesse entrarci per nulla. Invece egli dice, perché il riso è demoniaco? Perché chi ride esprime l'idea satanica, dice lui, malvagia per eccellenza, della nostra superiorità.
Cioè chi ride è il padrone del mondo, dice anche un proverbio, no? Non si trovano, dice Baudelaire, des fous d'humilité, cioè persone che ridono per umiltà, che per l'umiltà che hanno scoppiano a ridere. In genere scoppiano a ridere quelli che invece si sentono superiori. Pensiamo, dice sempre Baudelaire, a quello che appostato nella sua stanza osserva il suo fratello in Gesù Cristo che inciampa e cade e si fa male. E mette la mano davanti alla bocca perché ride. Dice, guarda quello come è inciampato. Io non cadrei mai, non sarei tanto sciocco da non accorgermi che un selce ostruisce il cammino o che il marciapiede è sbreccato. Quindi il riso è qualcosa che appartiene, secondo Baudelaire e secondo Hoffmann, alla civiltà cristiana. Cioè noi ci rendiamo conto all'interno di questa civiltà di qual è la nostra grandezza. Cioè ci rendiamo conto della dignità dell'essere umano, che è grandiosa, che ha una destinazione divina, che è votata a una sorte regale. Ma nello stesso tempo ci rendiamo conto di quanto siamo miserabili. Cioè veramente noi possiamo andare dall'alto al basso nel giro di pochi minuti, no? Prima ci commuoviamo per l'esecuzione di Roberto Galletto della sonata di Hoffmann e poi magari, finita questa esecuzione, dopo un minuto abbiamo una bassa invidia, abbiamo un sentimento cattivo, abbiamo una meschinità, cioè ci preoccupiamo di non avere abbastanza soldi nel portafoglio, che so io, cioè è un attimo che passiamo dal sublime, dalla contemplazione che ci nobilita e ci fa riconoscere per esseri che hanno una loro dignità superiore a qualcosa di molto basso che ci umilia e ci mortifica. Ecco il comico. Ed ecco in questo senso che l'opera di Hoffmann è profondamente moderna, perché mette in luce quello che lui stesso nel racconto La principessa Brambilla chiama il dualismo cronico, cioè la nostra doppia personalità. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. È un frate Medardus sensibile e amoroso, ma è anche un femminicida, che infatti poi uccide una donna, cioè la stessa persona ha questi raptus micidiali di violenza e di distruzione ed è capace invece di estasi francescane, di amori profondi, questa vasta escursione dell'essere umano che mette in luce Hoffmann nei suoi racconti e nei suoi romanzi è significativa. Pensate che uno dei suoi romanzi ha come protagonista un gatto che scrive dietro i fogli delle partiture del maestro Kleister. E quindi immaginiamo come Hoffmann si diverta a ricordarci il nostro carattere basso animale per poi esaltarci nelle nostre espressioni superiori. In conclusione, i legami tra letteratura e musica, per i quali ho offerto qualche spunto, si rinvengono nell'orchestrazione della forma razionale, nel ricorso all'ironia e anche risultano evidenti proprio nell'opera musicale di Hoffmann in qualità di compositore. In particolare mi riferisco alla sua Zauberoper, la sua opera magica, Undine. Ecco, la Zauberoper è un'opera che deriva dal teatro popolare viennese, eredita il tardo barocco teatro di corte, diventando però diversa. Alcuni ritengono che il flauto magico di Mozart possa appartenere a questo genere, anche se non tutti sono convinti. Si tratta di una definizione di comodo, va da sé. L'opera magica è quella in cui c'è una storia d'amore, in genere a lieto fine, in questo caso, nel caso della Undine, non è così, e in cui compaiono fantasmi, maghi, animali e creature favolose. E quindi il tema del bene e del male,
che ho rinvenuto in letteratura e in musica è ricorrente. Uno potrebbe dire, ma che c'entra il male con la musica? La musica è amorale, la musica è al di là del bene e del male. Non è così. Ci sono autori che sono stati osteggiati proprio in quanto si pensava introducessero nella musica quasi l'immoralità, il demoniaco, e va da sé che poi nello svolgimento storico le idee cambiano profondamente. Ora vi introduco quindi le esecuzioni musicali che seguiranno alle mie parole. La prima esecuzione dall'opera, dalla Zauberopera Undine di Hoffmann. Undine è una creatura marina che si innamora di un uomo perché, secondo questa mitologia, la creatura marina può conquistare un'anima solo innamorandosi di un terrestre. E al canto Anna Caterina Cornacchini, al pianoforte Roberto Galletto. Seguirà, a conclusione di queste intense esecuzioni musicali, un brano tratto dai racconti di Hoffmann, Le Conte d'Hoffmann, di Offenbach, autore tedesco naturalizzato francese, e verrà eseguita la Barcarola del terzo atto, ambientata a Venezia nel Canal Grande, una delle opere più note di quest'autore, che riproduce quasi simbolicamente il dondolio delle acque mentre il tempo passa irreparabile. Quindi è un canto della caducità, è un canto del passaggio di tutte le cose. Ed ecco l'ironia della musica. Proprio da questa caducità dolorosa, se vissuta alla lettera, noi troviamo spunto per una strana gioia. Cioè il dolore e la gioia attraverso la musica convivono e quasi si compenetrano. Canteranno la Barcarola le due cantanti Anna Caterina Cornacchini, soprano, e Lucia Bianchi, mezzo soprano, al pianoforte il maestro Roberto Galletto. Buon ascolto. Yeah.
Curioso pensare a quanti musicisti si siano ispirati a Hoffmann. Anche lo Schiaccianoci di Tchaikovsky è ispirato a una fiaba di Hoffmann che poi è stata rielaborata, molto simile all'Uomo di Sabbia, perché anche lì c'è un'esperienza infantile, il giocattolo di uno Schiaccianoci, alla quale segue in età adulta l'innamoramento di questa bambina diventata ragazza per un uomo che schiacciava le noci con la bocca. Poi pensiamo alla Kreisleriana di Schumann. Il maestro di cappella Kreisler è un alter ego immaginario di Hoffmann che spesso introduce nelle sue storie. Pensiamo anche alla sposa in sorteggio, la sposa sorteggiata di Ferruccio Busoni, che dedica a questo racconto di Hoffmann una suite affascinante. Concludo quindi osservando come musica e letteratura in quest'autore si influenzino intimamente, generando una personalità che nella sua breve vita, poco più di 40 anni, ci ha arricchito, dandoci il piacere della lettura e dell'ascolto in un modo molto raffinato.